Ciao a tutte! Allora, oggi sono ulteriormente una seconda volta con mia cugina Valentina. Abbiamo fatto questo trucco che avete già visto all'inizio nelle foto. È un trucco, mi sono ispirata a un trucco che ho visto su internet. E niente, io spero che questo trucco vi piaccia. Mi sembra di non avervi niente da dire perché non ho fatto niente di speciale. Questo qua è il trucco, io spero vi piaccia, spero vi possa essere utile, vi mando un bacio. Ciao! Ciao! Allora, per il trucco degli occhi inizio come sempre applicando una base e io utilizzo la I Love Stage della Essence che vado a mettere su tutta la palpebra mobile fino alle sopracciglia. E poi come ulteriore base vado ad applicare questo gel eyeliner della Essence, questo color turchese, che vado a mettere solo sulla palpebra mobile. Successivamente con un pennello d'ombretto vado ad applicare un color verde molto molto shimmer metallico da questa palette della Sephora e la vado ad applicare su tutta la palpebra mobile dove ho messo appunto questo eyeliner in gel come base. Lo vado un po' a sfumare nella piega, ma leggermente, perché poi andrò ad applicare un altro colore. Che vado ad applicare con questo pennello a penna ed è questo viola, sempre shimmer, sempre preso da questa palette della Sephora. E lo vado a mettere nella piega e poi lo vado a sfumare con un pennello da sfumatura. Cerco di sfumare un po' i due colori insieme. Poi vado a prendere, sempre con un pennello a penna, un color nero, questo qua è un po' brillantinato, e lo vado a mettere principalmente nell'angolo esterno e lo vado a sfumare nella piega, cercando di dare un po' di profondità all'occhio. E poi sfumo di nuovo. Con un pennello a sezione piatta vado a prendere, sempre dalla palette della Sephora, però non sono riuscita a farvi vedere l'ombretto, vado a prendere un bianco matte per illuminare l'arcata sopraccigliare, penso che tutti abbiate un bianco matte, e poi sfumo. Con un pennello sempre a penna vado a realizzare la parte inferiore dell'occhio e vado a mettere nella prima metà dell'occhio, quella più esterna, vado a mettere il viola che ho utilizzato nella piega e nella seconda metà vado a mettere il verde. Quello che ho utilizzato nella palpebra mobile e poi cerco di sfumare i due colori. Nell'angolo interno dell'occhio vado ad applicare il colore più chiaro della Naked, che è Virgin, e lo applico nell'angolo interno. Poi sono andata ad applicare delle ciglia finte, quelle che vanno ad applicate solamente all'esterno dell'occhio e poi vado ad applicare un mascara, cercando di unire le ciglia finte a quelle vere, sia sopra che sotto.
Nella rima interna inferiore sono andata ad applicare una matita color burro e sono andata a scaldare leggermente con un accendino. Fare una piccola linea di eyeliner solamente alla parte esterna dell'occhio, quindi da metà occhio verso l'esterno, ma una linea non molto spessa. Poi sono passata al trucco del viso. Come prima cosa ho ridefinito leggermente le sopracciglia con il kit per sopracciglia della Essence. Mi sono andata ad utilizzare un pennello angolato e la parte più chiara del set. Ho ridefinito un po' le sopracciglia non cambiando la forma, ma semplicemente andando a riempire gli spazi vuoti. Non si sa perché mia cugina teneva chiuso solamente un occhio, ma pazienza. Ok. Poi sono andata ad applicare un fondotinta. Ho utilizzato questo qua della Kiko, il Medium Foundation, con un pennello a sezione piatta e l'ho applicato ovviamente sotto il viso. Cercando anche un po' di definire la parte inferiore dell'occhio e correggere un po' il trucco, rendere più pulita la zona. La fronte. E poi sono andata ad applicare un correttore. Ho utilizzato questo qua della Kiko, il Natural Concealer numero 02, cercando anche un po' di pulire, come avevo già fatto prima col fondotinta, la zona sottostante. E sono andata a sfumarlo con un pennello da sfumatura. E sono andata anche un po', vedete, a ridefinire il trucco. Ho poi fissato il tutto con un fondotinta compatto per dare maggiore coprenza, però utilizzando un pennello, quindi non va ad appesantire. E per fissare ulteriormente questa base ho applicato una cipria translucida, questa qua della Essence, che ho applicato principalmente nella zona T e sotto dove ho utilizzato il correttore, quindi per fissare maggiormente il correttore. Ho fatto poi un po' di contouring con la terra. Mia cugina continuava a raccontarmi le cose e niente, ho realizzato questo contouring sia sotto gli zigomi che ai lati della fronte, ai lati del naso. E poi ho applicato un blush. Un blush rosato matte, che era questo qua della MAC, il Fleur Power, e l'ho applicato appunto sulle guance.
Felicitami. Sono andata poi ad applicare anche un illuminante e ho utilizzato la parte più chiara di questo blush della Kiko. E l'ho applicato sopra gli zigomi, quindi sopra dove ho applicato il blush, sul naso, sulla parte superiore del naso e sull'arco di Cupido. E anche sul mento. Per il trucco delle labbra sono andata prima a delinearle con una matita color corallo. Ho utilizzato questa qua della Essence. E poi ho un po' sfumato questa matita verso l'interno con il pennellino che mi vedete di mano, che spunta lì. E poi ho applicato un rossetto sul rosa, che è il Pink Nouveau della MAC, un color satinato, quindi che vira al matte, quindi non ci sono brillantini. Ma che rimane comunque un po' lucido. Ok. E poi mi fa ridere la faccia di mia cugina. E poi ho deciso di andare a dare un tocco di luminosità alle labbra con un illuminante in polvere, questo qua della Essence, che ho applicato solamente al centro delle labbra, vedete, sia sopra che sotto. E niente, questo è il trucco finito e spero vi sia piaciuto. Un bacio! Ciao!